Renato Brunetta a raccontarci gli ambiti della nostra collaborazione. Grazie. Grazie, ho ascoltato con grande interesse i vostri primi 10 anni di storia. Saluto Marcello Albergoni e saluto Germano Buttazzo, che in questi mesi è stato il vostro ufficiale di collegamento. Devo dire con grande soddisfazione che vi sono debitore, perché riconosco in questa straordinaria piattaforma, in questa straordinaria storia che è LinkedIn, un modello ispiratore. Ecco, una legge del 2019 istituiva il portale nazionale del reclutamento. Quando sono arrivato a fare il ministro del governo Draghi, mi sono trovato questa norma, e poco più di un termine, una parola, portale nazionale del reclutamento, e una serie di casi fortuiti mi hanno portato a conoscere in profondità LinkedIn. E ho detto, ma è un modello che funziona. E la prima cosa da fare quando qualcosa funziona, si tratta di portarlo a bordo, cioè di, o voi avete portato a bordo me o io ho portato a bordo voi, ma ci siamo subito piaciuti. E io ho detto, la prima cosa da fare, io voglio replicare per la pubblica amministrazione, per il lavoro pubblico, il modello LinkedIn, perché tutte le cose che sono state dette da Marcello Albergoni, vale a dire, è un modo per misurarsi, è un modo per valutarsi, è un modo per esserci, è un modo per farsi conoscere e valutare anche i propri score, le proprie potenzialità, sia in forma statica che in forma dinamica. Mi sono detto, ma perché questo deve essere solo prerogativa del settore privato? In fondo, la rivoluzione che voglio fare nella pubblica amministrazione è questo. Non vorrei esagerare e non vi montate, che non vi montiate la testa, ma la mia rivoluzione è LinkedIn, è IMPA. Io l'ho chiamato IMPA, replicando in vostro onore PA, sta per pubblica amministrazione, e cioè dentro questo concept, dentro questo insieme di storie, di origini, di potenzialità, di sogni, ci sono anche i miei sogni, o meglio, i sogni che io sto trasformando in realtà per la pubblica amministrazione. Ebbene, in poco tempo sono arrivato a 6 milioni di profili, cercando di portare dentro tutti i mondi conosciuti delle professioni, delle libere professioni, ordinistiche o no, tutti i mondi che rispetto a una campagna di comunicazione intensa, anche se fatta con i mezzi normali, senza grandi pubblicità, ma ho portato centinaia di migliaia di semplici cittadini non già organizzati che vogliono entrare dentro in PA. Ecco, e se è vero che niente è più successo del successo, questa storia comincia ad avere anche nella pubblica amministrazione successo. Il medium è il messaggio, scriveva McLuhan, frase ormai citata e stracitata, McLuhan che ha fatto la storia della comunicazione. Bene, il portale in PA è la nuova pubblica amministrazione. Io ne sono orgoglioso, e quando mi chiedono ma cos'è, è come LinkedIn, andate a vedervi LinkedIn. Andate a vedervi i 16 milioni di CV, di profili che lì sono contenuti, e tanto altro. Voi esistete dal 2002, noi esistiamo dal maggio di quest'anno, e tra i vostri 16 milioni c'è anche il mio profilo da oggi.
E da oggi succedono anche alcune altre cose dentro in PA. E dentro in PA sto cercando, reclutando per poi assumere 1000 professionisti. 1000 professionisti che saranno utilizzati nei progetti europei del PNRR. È in corso in queste ore, in maniera frenetica, la selezione, con un multiplo di 5, di 6, dei professionisti che saranno poi affidati alle regioni secondo qualifiche, ingegneri, secondo le varie tipologie, architetti, economisti, giuristi, che saranno, come dire, i facilitatori, i catalizzatori della messa a terra dei progetti, delle centinaia e centinaia di progetti finanziati dai 240-250 miliardi del PNRR. Ecco, ieri il portale, il nostro portale, il vostro portale, perché spudoratamente l'abbiamo copiato, lo dico da vecchio professore, da vecchio professore, l'abbiamo mutuato, l'abbiamo adattato con il vostro aiuto, con la vostra pazienza, e adesso funziona per portare dentro la pubblica amministrazione il meglio dei professionisti, il meglio dei giovani, il meglio di chi vuole misurarsi nella pubblica amministrazione. Se qualcuno mi dice: ma cosa stai facendo? Che riforme stai facendo nella pubblica amministrazione? Io dico: guardate in PA, guardate il portale, e lì capirete la portata del cambiamento. Nella pubblica amministrazione si entra sempre per concorso, ovviamente, si entra sempre secondo regole previste dalla Costituzione, ovviamente, ma il luogo della valutazione, del confronto, della selezione è in PA, che cresce giorno dopo giorno. Pensate che con il PNRR entreranno nei prossimi 5 anni a lavorare nella pubblica e per la pubblica amministrazione più di 1 milione di persone, più di 1 milione di professionisti, più di 1 milione di teste, 1 milione, 1,2 milioni, 1,3 milioni di nuovo capitale umano per la pubblica amministrazione, per questi progetti. Ma io userò poi non solo in PA per il PNRR, cioè per i progetti infrastrutturali, per i progetti europei, ma userò in PA anche per il normale turnover della pubblica amministrazione, che ammonta alla non modica cifra di 110-120 mila persone all'anno a rinnovare lo stock di 3 milioni e 200 mila pubblici dipendenti. Questa è la storia. Se vi serviva una storia di successo a corroborare, a rafforzare i vostri primi 10 anni, ecco, ve l'ho portata io. E vi chiedo anche, vi concedo, cioè vi dico grazie. Vi dico grazie perché per me è stata una grande scoperta, è stata una bellissima esperienza, la vostra professionalità straordinaria. Ci avete veramente preso per mano e accompagnato, lo dico con grande umiltà. E se adesso io posso spiegare al presidente Draghi quello che stiamo facendo, se posso spiegarlo all'ultimo brevissimo sindaco degli 8.500 sindaci italiani, o al presidente di regione, o al collega ministro che mi chiede specialisti, e io gli dico: bene, dammi i profili, le risorse, e io te li seleziono, ce li selezioniamo. E il risultato è che, ripeto, in 5 anni recluteremo 1,2 milioni, 1,3 milioni
di persone attraverso Impia, e recluteremo, selezioneremo, faremo fare i concorsi a 600.000 dipendenti pubblici nella struttura ordinaria. Ecco, il mezzo è il messaggio. Abbiamo questo mezzo, abbiamo questo strumento attraverso il quale io do questo messaggio. Trasparenza, merito, valutazione, efficienza, tempestività. Tutti elementi che mi hanno portato a rivoluzionare i modi stessi di entrare nella pubblica amministrazione. Non c'è più la carta e la penna, per esempio, nel fare i concorsi nella pubblica amministrazione, ma sono tutti digitali. Ecco, pezzi di un puzzle che ha dentro la cultura di LinkedIn il proprio motore. Questa è la mia testimonianza. Vi dico grazie. Grazie per questa straordinaria collaborazione che spero continui, perché stiamo ancora crescendo, stiamo ancora imparando. Abbiamo bisogno della vostra vicinanza, anche perché rischiamo se no di essere travolti dai numeri di questo grande cambiamento che ha pervaso il nostro paese. Dobbiamo spendere 230-240 miliardi in 5 anni. Dobbiamo spendere secondo regole europee, secondo standard europei, secondo qualità europea. Dobbiamo rendicontare tutto e quindi dobbiamo avere il meglio del capitale umano. Grazie al modello LinkedIn questo stiamo facendo, grazie a MPA che è un figlio di LinkedIn stiamo realizzando tutto questo. Io non posso che dirvi grazie, grazie ai fondatori, grazie a chi ha lanciato LinkedIn Italia, e ricorderò questo giorno, questo primo dicembre. Lo ricorderò anch'io perché il mio anno fondativo di MPA, la politica poi è un'altra cosa, non è il mercato, poi consegneremo questo strumento ad altri ovviamente negli anni prossimi, però ormai questa è una pietra miliare che non verrà cancellata, che cambierà la pubblica amministrazione e la cambierà in meglio. Secondo qualità, trasparenza, efficienza, effettività, velocità. Ecco, ho questo onore di essere con voi oggi nel vostro 10° anniversario, e oggi proprio, tra ieri e oggi, stiamo battezzando questo nuovo strumento facendo quello che deve fare LinkedIn, vale a dire reclutare, selezionare, matching, direbbero gli economisti del lavoro, cioè far incontrare domanda e offerta ai più alti livelli di standard, di qualità, efficienza e di soddisfazione. Ecco, vi darò conto di tutto quello che stiamo facendo, come chi ha acquisito un modello e lo sta usando, per imparare velocemente. E vi chiediamo di starci vicini con tutta l'umiltà necessaria, perché stiamo imparando, siamo bravi, però siamo veloci e stiamo imparando velocemente, e i risultati li vedrete anche voi, li vedrete in questo paese che comincerà a riempirsi di tanti giovani che cambieranno la natura della nostra pubblica amministrazione. Siccome la pubblica amministrazione, io lo dico sempre, è per tutti, e questo per migliorare questa nostra Italia. Ecco, il vostro contributo è stato determinante, e tutta la mia missione è legata a questa esperienza, per la quale vi ringrazio ancora. Grazie al Ministro della Pubblica Istruzione Renato Brunetta, grazie di essere stato con noi, grazie anche di aver ricordato, Ministro, la straordinaria opportunità che abbiamo
davanti, un'opportunità che riguarda ogni singolo cittadino. Avete sentito il riferimento al PNRR o Next Generation EU, che dir si voglia. LinkedIn sicuramente sarà un'occasione per permettere a ciascuno di noi, per la parte ovviamente che potremo recitare, di cogliere una piccola parte di quell'opportunità gigantesca che ha davanti a sé l'Italia, perché non abbiamo alternative, caro Ministro, che lavorare di squadra e, ripeto, saper cogliere ciascuno la sua parte di incredibile e mai vista opportunità, che tra l'altro arriva adesso e non è che poi torna, eh? Quindi la dobbiamo prendere adesso. Ministro, grazie, grazie per quello che sta facendo, in bocca al lupo per tutto, a presto. E grazie di aver ammesso anche di aver copiato la piattaforma di LinkedIn, mica troppo.